so se i fan dei Prozac più mi seguiranno, anche perché il disco che sta uscendo adesso, quindi Dura Madre, non ha molto a che fare con quello che era il sound dei Prozac più. Però spero, insomma, che mi diano l'opportunità di ascoltarmi. Con i Prozac più non ci siamo mai sciolti, e in realtà molti lo credono, ma semplicemente perché non siamo presenti sulle scene, e fanno quindi questo ragionamento. Ma chi lo sa, magari un giorno ricompariremo con un nuovo disco, ne abbiamo parlato, potrebbe succedere. Non voglio più riascoltare. Dunque, con i Prozac più spesso i testi avevano, o riportavano, diciamo, in qualche modo l'argomento della droga. Per quanto mi riguarda, ma anche potrei dire per quanto riguarda un po' tutti noi, non è che avessimo tutto questo contatto in realtà con il mondo delle droghe. Più che altro i Prozac più raccontavano quelle che erano le storie che avevano, insomma, che vedevano attorno a loro. Per quanto mi riguarda, non ho mai amato le dipendenze, ho fatto anch'io le mie prove, come credo buona parte degli adolescenti negli anni 90, però non sono mai stata un amante. Lo studio sicuramente ha influenzato parte della scrittura che coinvolge, insomma, i brani di Dura Madre. Sicuramente ci sono molte influenze che arrivano dalle frequentazioni musicali, diciamo, che in qualche modo ho fatto nell'ultimo periodo. Gina Di Lino è un po' il mio alter ego, fondamentalmente, però non vado mai a specificare bene quale parte di Regina Veleno mi rappresenti veramente e quale invece sia un po' la mitizzazione del personaggio. Dico sempre invece una cosa, dico sempre che Regina Veleno rappresenta quello che io sono e non vorrei essere, e allo stesso tempo quello che io vorrei essere però non sono.